oggi dicevamo active aging oppure healthy aging, espressioni anglosassoni che significano appunto invecchiamento attivo ed in salute. Sono le parole chiave dell'attività con cui la Fondazione Ferrero, voluta dai Ferrero fondatori della grande azienda dolciaria, icona insomma del Made in Italy, intese ed intende ancora oggi sottolineare gli errori che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano, vengono commessi nell'approccio con gli anziani, con le persone anziane. Allora, dottor Bologna, quali sono i fattori sui quali in generale deve fondarsi l'attività di chi insegue questi obiettivi di un invecchiamento attivo in salute e di successo? Sì, innanzitutto grazie per avermi contattato e dare spazio alla nostra attività della Fondazione Ferrero. E come lei diceva, intanto sottolineava gli errori che possono essere commessi ancora oggi nell'approccio con il mondo degli anziani. Sì, sì. Il primo errore è il fenomeno dell'ageismo. L'ageismo è un fenomeno purtroppo molto diffuso ed è un fenomeno che tende ad escludere l'attività, escludere gli anziani dalle decisioni politiche, tende ad escludere gli anziani da tutti quelli che sono i fattori importanti della nostra vita quotidiana. Sì, basti pensare, sì. Le faccio un semplice esempio, che tutti i trial clinici delle principali case farmaceutiche mondiali che hanno nuovi farmaci e che sono per l'80% vengono somministrati alla popolazione anziana, ma purtroppo i test vengono fatti su popolazione giovane. E questo è un gravissimo errore che bisogna sottolineare. Quindi molta più attenzione al mondo degli anziani, questo è una cosa per noi molto importante. Tornando alla sua domanda, gli obiettivi di un invecchiamento attivo in salute e di successo. La Fondazione Ferrero nasce 40 anni fa, quest'anno, sì, nel 1983, per volontà del Cavaliere del Lavoro Michele Ferrero. E il nostro motto principale, la nostra mission da sempre è stato lavorare, creare e donare. E cioè lavorare, evidenziare e migliorare la qualità di vita delle persone anziane, sì, creare nuove attività e nuove metodologie per favorire questo invecchiamento in salute, ma soprattutto e quindi tutto quello che viene da noi studiato e creato, sì, al territorio. Sì, ecco, in effetti le stavo chiedendo proprio questo, perché sarebbe stata la seconda domanda, insomma, cioè scendendo, come dire, in profondità e chiedendole appunto quali sono le iniziative, le attività che in particolare proprio la Fondazione Ferrero persegue per mettere in pratica verso i suoi ex dipendenti i principi della terapia della salute, che poi hanno un momento importante, questo però lo diciamo, lo approfondiamo dopo, in qualche minuto conclusivo, nella HAW, cioè nell'HAW, cioè nel Healthy Aging Week 2023, che voi terrete dal 6 all'11, ma ne parliamo tra poco. Ecco, quali sono un po', descrivo un po' in particolare tutte le iniziative, lo spirito che anima, insomma, queste iniziative. Le iniziative sono rivolte, come diceva lei, agli ex dipendenti in pensione della Ferrero, ma anche ai loro coniugi e da qualche anno anche ai dipendenti in servizio. Quindi la nostra popolazione è di circa 5.000 persone. È una popolazione decisamente adesso cospicua. Certo. Quello che facciamo per favorire l'invecchiamento attivo essenzialmente è un'assistenza medica non intesa come medico di base, medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cui non vogliamo assolutamente sostituirci, anzi noi lavoriamo in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale. Il nostro è un medical counseling. Ma poi soprattutto vogliamo favorire l'attività motoria. Abbiamo tre palestre dedicate all'attività motoria e alla riabilitazione degli anziani. Abbiamo un'assistenza infermieristica con infermieri anche a domicilio, sì, un'assistenza sociale
Abbiamo moltissimo volontariato, molte delle persone che partecipano alle nostre attività fanno proprio volontariato in fondazione. Ecco, mentre vediamo delle immagini proprio prodotte da voi che si riferiscono proprio alla Fondazione Ferrero, a tutti i momenti a cui lei alludeva, cioè i momenti di fisicità, di attività motoria, ma anche di incontro, cioè in effetti si va dai nonni ai nipoti, insomma. Assolutamente, assolutamente perché l'azienda ovviamente dà molta importanza al mondo dell'infanzia. Noi abbiamo un polo 06, cioè un asilo nido e una scuola dell'infanzia per i figli dei dipendenti Ferrero e facciamo moltissime attività intergenerazionali, nel senso che facciamo incontrare gli anziani e i bambini proprio per stimolare questo rapporto che per noi è molto importante e si è dimostrato essere nella persona anziana soprattutto molto stimolante a livello della capacità neuronale. Poi vediamo anche, ecco, attenzione all'arte, le visite ai grandi artisti, diciamo, perché l'arte figurativa, dottor Bologna, quale leva muove, insomma, negli anziani? Ma tutta l'arte in generale va a stimolare i fenomeni cognitivi, va a stimolare quello che noi chiamiamo la riserva cognitiva, dalla musica alla Sì. pittura a tutti i tipi di esposizione. E Sì. quindi noi cerchiamo di coniugare la nostra passione e il dono che facciamo alla popolazione perché organizziamo ogni 2 anni delle importanti mostre e esibizioni. E cerchiamo anche di coniugare questa attività artistica con le nostre attività per l'invecchiamento attivo. Sì, mi fa ricordare un altro medico, un reumatologo, Minisola, torinese, anche lui mi pare, piemontese, che praticamente ha scritto un rapporto, un libro, diciamo, una pubblicazione sulla reumatologia nelle arti figurative. E lui come dire, ha fatto un po' la storia di grandi opere d'arte, di scultura, quindi dalla Grecia, dall'antica Grecia e Roma fino all'Ottocento, inizi Novecento, ha fatto la storia delle sofferenze, dei dolori, degli ammalati diciamo, di malattie reumatologiche attraverso appunto la pittura e la scultura. Cosa eccezionale, straordinaria, che sottolinea quanto le arti figurative, come dire, ci aiutano, ecco, a capire, l'importanza, il ruolo, ecco, che svolge l'arte, il suo collegamento con la scienza medica, insomma, e anche con Sì. le malattie, con i dolori che le malattie comportano. Quindi quella delle arti figurative la vedo veramente, davvero un'ottima scelta, dottor Bologna. Sì, è una cosa in cui crediamo molto. Ecco, vediamo un po', ecco, da tutto quanto si legge appunto nel rapporto della Fondazione Ferrero, che tutti possono andare a vedere appunto su internet se sono interessati. Un invecchiamento di successo però non si consegue solo con i farmaci, le medicine, gli integratori, la prevenzione o anche giustamente l'attività fisica e una dieta che molti di noi, anche verso gli anziani, che molti di noi, anche la politica, spesso dimenticano, come lei diceva prima, questo ageismo, è vero? Mostrando di sottovalutare invece quella che è una grande risorsa, non dimentichiamolo, anche economica, perché gli anziani comunque sono pensionati, aiutano i figli, aiutano i nipoti, e che viene spesso considerato quello dell'anzianità un peso invece che un investimento. È un investimento, insomma, sul quale ancora vale la pena di puntare, perché oltre come dire, a tutte queste cose, gli anziani hanno bisogno anche di relazioni sociali, anche di grande amore e di umanità. Ma è proprio così, nel senso che noi diamo un minor peso all'importanza della medicina e essenzialmente anche della farmacologia nel processo di invecchiamento attivo. Nel senso che consideriamo importante certamente l'approccio medico, poi io sono medico quindi non posso dare contro alla mia categoria, però consideriamo che l'approccio sociale, il network sociale,
sia molto più importante per un invecchiamento attivo. L'anziano deve essere valutato a 360 gradi Sì. e non ha solo delle patologie, ha Sì. molte volte dei problemi sociali. Problemi sociali che possono essere anche legati a semplicemente la solitudine. La solitudine, è Sì. stato dimostrato, è il maggiore killer della persona Sì. anziana. E la solitudine non si cura con i farmaci, non si cura con i medici, si cura con un network sociale. E Sì. quindi tutte le attività che noi facciamo, anche quelle di volontariato, permettono di creare questo network Sì. sociale, che è assolutamente essenziale. Ecco, noi prima in apertura abbiamo detto che questa vostra iniziativa, come dire, verso questo pubblico vastissimo, lei ha parlato di 5.000 persone, però queste vostre iniziative sono estensibili un po' virtualmente, immaginariamente, un po' a tutti gli anziani d'Italia e del mondo, insomma, è come se fosse un modello, quel vostro, da imitare, è così? Voi avete riscontri, diciamo, di un interesse Sì, anche esterno? abbiamo riscontri, abbiamo anche degli studi, perché una parte del nostro dipartimento sanitario in fondazione si occupa anche di ricerche. Una delle ultime ricerche che abbiamo condotto con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2021 ha proprio dimostrato che occuparsi dell'anziano in questa maniera crea nel tempo un risparmio economico a livello globale e crea dei minori costi degli indici sanitari, nel senso che nel tempo, investendo su queste iniziative, abbiamo meno ricoveri ospedalieri, meno accessi in pronto soccorso, minor consumo di farmaci. Sì. Ecco, e tutto quello che ci siamo detti poco fa sarà al centro, come abbiamo detto in apertura di questo meeting importante, ILTI Aging Week, che si svolgerà appunto ad Alba dal 6 all'11 novembre, una settimana intensa. Ecco, in un minuto ci anticipi un po', dottor Bologna, che cosa accadrà? Perché vale la pena venire ad Alba, insomma, ecco, per venire a seguirvi, perché poi è aperto al pubblico, è vero? È pubblico questo incontro? Diciamo che le prime giornate sono giornate molto tecniche, sono giornate scientifiche. Sì. La giornata più importante per noi è l'ultima, che è quella, la cosiddetta divulgativa, dove noi presentiamo al pubblico i risultati della settimana di lavori, dove vengono presentati i principali risultati di tutte le ricerche che vengono presentate durante il nostro convegno. Oltre al programma che vedo scorrere sul monitor, Sì. consiglio anche adesso dal nostro sito, è online da pochi giorni, la carta di Alba per l'invecchiamento attivo, che è aperta ovviamente al pubblico ed è un sito dedicato a tutte le attività e a tutti i consigli che noi abbiamo creato per invecchiare, in maniera attiva e sana. Sì. Ecco, lei diceva giornate tecniche, quindi di formazione, insomma, di confronto tecnico, che diciamo che fanno emergere comunque le novità, è vero, il Sì. confronto tra gli scienziati fa sempre emergere delle cose su cui vale la pena, insomma, di dire qualcosa. Insomma, ecco, che cosa di solito, da che cosa voi vi aspettate novità? Ecco perché lo fate anche ogni 2 anni, proprio per consentire che maturino, è vero, queste novità, innovazioni? Sì, una delle sessioni scientifiche più attese quest'anno è quella dedicata alla longevità e all'alimentazione, e cioè i rapporti fra la nutrizione, una corretta alimentazione e la longevità. Ci sono dei dati ormai molto interessanti a livello della letteratura internazionale, avremo molti ricercatori internazionali che verranno a presentare i loro dati sui cosiddetti geroprotettori. Noi ormai sappiamo che nel campo nutrizionale ci sono dei principi alimentari che hanno una protezione sull'invecchiamento cellulare. Sì. E quindi sarà molto importante cercare di capire come stanno avanzando queste ricerche e come riuscire a portare queste ricerche nella pratica di tutti i giorni.